Sono le 11.30 di mattina. Mancano 72 ore all'arresto di Massimo Carminati. Il Cecato, ex della banda della Magliana, è nascosto qui, a Sacrofano, un paesino a nord di Roma. Andiamo a cercare la villa dove avrebbe vissuto negli ultimi tempi. Buongiorno. Scusate, le ville qua sono solo queste, ci sono. Questa è via del Cappelletto. Beh, se lei continua andando avanti, là ce ne sono altre. Lì c'è gente che lavora, ci sono i cani. Tutti i cani. Gli annilli. Mandarelli. La villa è intestata a Marco Iannilli, commercialista romano esperto nell'utilizzo dei prestanome, finito nell'affare Finmeccanica insieme a Lorenzo Cola, uno dei principali collaboratori di Pierluigi Guarguaglini, fino al 2011 numero uno del gigante di Stato. Buongiorno. Stavamo cercando la casa di Massimo Carminati. Non abita più qua. Però era sempre la villa del dottor Iannilli questa? Sì, e lui è abitato qui fino a dicembre dello scorso anno. Io sono Fabrizia Mandarelli, l'ex moglie di Iannilli. Ma la casa è stata sequestrata? Sì. Quindi Carminati ha vissuto qui? Sì, un contratto regolare d'affitto con la compagna per un paio d'anni. Com'era nato il rapporto con Carminati? Come interviste. Sì. Carminati, è un personaggio Carminati, signora mia. Quindi. Sì, è un personaggio, è un gran testa comunque. Sì? Sì, sì. Ci aiuti a capire, una persona molto intelligente. Sì, sì, siamo una persona con cui parli di tutto, è informato, una persona molto, molto, molto carina, ecco. Ma anche spietato un po', è stato descritto. Ma penso che il passato faccia parte del passato, poi io lui, non lo conosco. E lui parla mai di questa sua nomea, di questa fama? Di importanza. No. Non gli dà proprio importanza. Intanto alla villa arriva Marco Iannilli, che era in affari con un altro estremista di destra duro e puro, Gennaro Mokbel, condannato in primo grado come regista della truffa Fastweb, che aveva consentito un riciclaggio da 2 miliardi. Come sta intanto? Perché poi... No, io non sto bene perché vivo male da 5 anni. Andiamo avanti così. Vive male la vicenda del suo procedimento giudiziario? Vive male la vicenda, sì, perché sono ormai 5 anni, da febbraio del 2010, che... Però piano piano, adesso sto aspettando il Tribunale di Sorveglianza perché dovrò scontare il mio debito con la giustizia. Quanto è stato? Ho patteggiato 3 anni e 2 mesi. Ho già scontato però più della metà. Tra domiciliari e carcere. Quando incomincio a scrivere certe cose su una persona che con la criminalità organizzata non c'è mai avuto niente. Però lei paga un po' i rapporti suoi personali, no? Carminati che vive nella sua villa, Mokbel che diventa... Mokbel ho fatto una cosa e l'ha pagata. La sto pagando, punto. Ci dice che come è entrato in rapporti con Mokbel e con Carminati? Come fa uno Mokbel, come lei che... Io Mokbel lo conoscevo dal 1990, anche se sporadicamente non c'era mai avuto niente a che fare. C'è stato un contatto tramite intermediario, sta scritto agli atti, insomma, ho fatto una cosa, l'operazione Digint che voi conoscete. Dentro quello scatolone di Fastweb. Per conto di Cola, perché ho sempre fatto tutto su ordine di Cola, ero l'uomo di Cola, stavo a disposizione. Quando dice conto di Cola, dice per conto di Finmeccanica, non per conto del signor Cola. Per conto del signor Cola, che poi agiva per conto di Finmeccanica o tramite i suoi rapporti con chi di dovere, però io sempre tramite io ho fatto tutto quello che mi ha sempre detto di fare Cola. E invece Carminati come ho avuto un contatto con lui quando ci fu un problema nella vicenda Digint, va bene, e siccome nella vicenda Digint avevo avuto delle difficoltà di rapporto con Mokbel, va bene, mi dissero che Massimo lo conosceva bene. E l'hanno detto, sai chi può tirare le orecchie a Mokbel? Non tirare le orecchie, non è esatto. Chi può intercedere per far sì che non ti rompano le palle? Un
ho parlato con Massimo, ho parlato con Mockbell, non mi ha più rotto le scatole. Mockbell perché lo rompeva le palle? Per la vicenda Digint, acquisizione del 51% di quella società, eccetera, eccetera. Mockbell diede dei soldi, va bene? Questo faceva parte di un progetto per cui doveva essere, si dovevano verificare delle situazioni. Mockbell non ha avuto la pazienza di attendere, rivoleva i soldi con cui aveva pagato queste quote. A me, e li rivoleva in maniera... Non mi ha mai minacciato. Okay, non mi ha mai minacciato, però per me era un problema, visto che poi i soldi mancavo presi io perché aveva preso gola, per cui... Mentre la moglie di Iannilli telefona a qualcuno, noi andiamo al bar. La telecamera la lasciamo accesa. Non mi hanno trovato un euro. Ciò significa che io sono un fenomeno, oppure che non ce li avevo. Ok? Cola, gli hanno trovato i soldi, va bene, tanti, ok? E non glieli hanno toccati. Cola faceva avere alla mia azienda i lavori. E noi pagavamo Cola, io pagavo Cola, la mia azienda pagava Cola per l'ottenimento di questi lavori, solo che spesso e volentieri i soldi che voleva prima, quanto pagava in percentuale? Ma non c'era una percentuale esatta, se non lavoro da 5 ne voglio 2. Arriviamo al bar, la truppa al seguito. Arriva una smart con un uomo al volante. Iannilli lo riconosce. I due si scambiano un rapido cenno d'intesa. Guarda un po' questa macchina. E chi è? E che ne so? No, non l'ha manco salutato. Vabbè. E lui è Massimo Carminati, braccato dagli uomini del Ross. Lo riconosciamo per la benda all'occhio sinistro, un ricordo di un conflitto a fuoco con un agente della Digos. Signor Carminati. Buongiorno. Ah, buongiorno, salve. Un riflesso di luce gli nasconde il volto. Carminati è ancora un fantasma. Luca Ferrari e Stefano Bianchi. No, ci stavamo facendo una chiacchierata con Iannilli e stavamo cercando di capire come raccontare questa vicenda sua. Vede il nostro operatore e scappa. Ancora non per molto. Piano, lo vedo. Piano. Guida lui. Okay. Attenzione, signora, vada fuori. Carabinieri, vada fuori. Ferma la macchina. Taverna bloccato. Questo audio è esclusivo di anno 1 fra Carminati e Buzzi che parlano di Mancini, l'uomo di Alemano. Sentite come ne parlano. Va bene, senti, un'altra cosa, io vado poi domani a farmi un giro lì da Amici Nostri per vedere se possono accelerare quelle definizioni dei pagamenti, delle cose. Io guarda, ho sentito l'amministratore proprio poco fa al telefono e stavo dedicando i pagamenti. È pieno. Lo famo strillà come un'aquila sgozzata. Tu hai conosci la mafia siciliana e quella romana, hai definito la mafia siciliana spietata e quella di Roma? Gommosa, perché? Perché ti respinge, vedi? Cioè, non riesce ad attaccare, non riesce a vederla, si trasforma e chi si avvicina poi qualcuno cerca di essere respinto. Però anche all'inizio in Sicilia si diceva ma la mafia, no? Che non esisteva, dicevano i preti, i prefetti, i procuratori generali, poi sono arrivati i fatti e allora della mafia ci siamo resi conto, sono arrivati i pentiti sono stati attaccati, eccetera, qui sono arrivate le intercettazioni, se non riusciamo e a arriverà questo. Anche tanto altro in questi tanto giorni. Tanto altro arriverà, ti dico che quella intervista a Iannilli, bellissimo, un documento importantissimo che vi fa capire
Carminati cosa faceva? Iannilli è in grande difficoltà perché deve restituire dei soldi a Mokbel, che non è un gentiluomo, è un criminale che vuole i soldi, e lui chi gli consigliano di andare a bussare? A casa di Carminati. E Carminati che fa? Mette tutto a posto. Ma la cosa che non dice Iannilli è: cosa ha guadagnato Carminati in questa sua beneficenza che ha fatto? Chiedetevelo. Cosa ci ha guadagnato? Soldi, la casa di Iannilli e il fatto che Iannilli è diventato un suo servitore, che è diventato il suo riciclatore. Sono le 11.30 di mattina. Mancano 72 ore all'arresto di Massimo Carminati. Il Cecato, ex della banda della Magliana, è nascosto qui, a Sacrofano, un paesino a nord di Roma. Andiamo a cercare la villa dove avrebbe vissuto negli ultimi tempi. Buongiorno. Scusate, le ville qua sono solo queste, ci sono. Questa è via del Cappelletto. Beh, se lei continua la tua... andando avanti, là ce ne sono altre. Lì c'è gente che lavora, ci sono i cani. Tutti i cani. Iannilli. Mondarelli. La villa è intestata a Marco Iannilli, commercialista romano esperto nell'utilizzo dei prestanome, finito nell'affare Finmeccanica insieme a Lorenzo Cola, uno dei principali collaboratori di Pierluigi Guarguaglini, fino al 2011 numero uno del gigante di Stato. Buongiorno. Stavo cercando la casa di Massimo Carminati. Non abita più qua. Era sempre la villa del dottor Iannilli questa? Sì, e lui è abitato qui fino a dicembre dello scorso anno. Io sono Fabrizia Maldarelli, l'ex moglie di Iannilli. Ma la casa è stata sequestrata? Sì. Quindi Carminati ha vissuto qui? Sì, un contratto regolare d'affitto con la compagna per un paio d'anni. Com'era nato il rapporto con Carminati? Come interviste. Sì. Carminati, io... Beh, è un personaggio Carminati, signora mia. Quindi... Sì, è un personaggio. Oggetto, per cui... doveva essere, si devono verificare delle situazioni. Mokbel non ha avuto la pazienza di attendere, rivoleva i soldi con cui aveva pagato queste quote. A me, e li rivoleva in maniera... Non mi ha mai minacciato. Okay, non mi ha mai minacciato, però per me era un problema, visto che poi i soldi mancavo presi io perché aveva preso Gola, per cui... Mentre la moglie di Iannilli telefona a qualcuno, noi andiamo al bar. La telecamera la lasciamo accesa. Non mi hanno trovato un euro. Ciò significa che io sono un fenomeno oppure che non ce li avevo. Ok? Cola, gli hanno trovato i soldi, va bene, tanti, ok? E non glieli hanno toccati. Cola faceva avere alla mia azienda i lavori. E noi pagavamo Cola, io pagavo Cola, la mia azienda pagava Cola per l'ottenimento di questi lavori, solo che spesso e volentieri i soldi che voleva prima. Quanto pagava in percentuale? Ma non c'era una percentuale esatta, se non lavoro da 5 ne voglio 2. Arriviamo al bar, la truppa al seguito. Arriva una smart con un uomo al volante. Iannilli lo riconosce. I due si scambiano un rapido cenno d'intesa. Guarda un po' questa macchina. E chi è? E chi ne so? No, non l'ha manco salutato. Vabbè. E lui è Massimo Carminati, braccato dagli uomini del ROS. Lo riconosciamo per la benda all'occhio sinistro. Un ricordo di un conflitto a fuoco con un agente della Digos. Signor Carminati. Buongiorno. Ah, buongiorno, salve. Un riflesso di luce gli nasconde il volto. Carminati è ancora un fantasma. Luca Ferrari e Stefano Bianchi. No, ci stavamo facendo una chiacchierata con Iannilli e stavamo cercando di capire come raccontare questa vicenda sua. Vede il nostro operatore e scappa, ancora non per molto. Piano, lo vedo. Guida lui.
carabinieri, vado a porto. Ferma la macchina, ferma la macchina. Salerno bloccato, Salerno bloccato. Questo audio è esclusivo di Anno 1 fra Carminati e Buzzi che parlano di Mancini, l'uomo di Alemano. Sentite come ne parlano. Va bene, senti, un'altra cosa, io vado poi domani a farmi un gran testa comunque. Sì? Sì, sì. Ci aiuti a capire, una persona molto intelligente. Sì, sì, siamo una persona con cui parli di tutto, è informato, una persona molto, molto, molto carina, ecco. Ma anche spietato un po', è stato descritto. Ma penso che il passato faccia parte del passato, comunque e io lui, non lo conosco. Perché... E lui parla mai di questa sua nomea, di questa non fama? Non di importanza, no. Non gli dà proprio importanza. Intanto alla villa arriva Marco Iannilli, che era in affari con un altro estremista di destra duro e puro, Gennaro Mokbel, condannato in primo grado come regista della truffa Fastweb, che aveva consentito un riciclaggio da 2 miliardi. Come sta intanto? Perché poi... No, io non sto bene perché vivo male da 5 anni. Perché... Beh, andiamo avanti così. Vive male la vicenda del suo procedimento giudiziario? Vive male la vicenda, sì, perché sono ormai 5 anni, da febbraio del 2010, che... Però piano piano, adesso sto aspettando il Tribunale di Sorveglianza perché dovrò scontare il mio debito con la giustizia. Quanto è stato? Ho patteggiato 3 anni e 2 mesi. Ho già scontato però più della metà, tra domiciliari e carcere. Quando incomincio a scrivere certe cose su una persona che con la criminalità organizzata non c'è mai avuto niente. Però lei paga un po' i rapporti suoi personali, no? Carminati che vive nella sua villa, Mokbel che diventa... Mokbel ha fatto una cosa e l'ha pagata. La sto pagando, punto. Ci dice che come è entrato in rapporti con Mokbel e con Carminati, come fa uno Mokbel, come lei che... Io Mokbel lo conoscevo dal 1990, anche se sporadicamente non c'era mai avuto niente a che fare. C'è stato un contatto tramite intermediario, sta scritto agli atti, insomma, ho fatto una cosa, l'operazione Digint che voi conoscete. Dentro quello scatolone di Fastweb. Per conto di Cola, perché io ho sempre fatto tutto su ordine di Cola, ero l'uomo di Cola, stavo a disposizione. Per conto di Cola. Quando dice conto di Cola dice per conto di Finmeccanica, non per conto del signor Cola. Per conto del signor Cola che poi agiva per conto di Finmeccanica o tramite i suoi rapporti con chi di dovere, però io sempre tramite io ho fatto tutto quello che mi ha sempre detto di fare cose. E invece Carminati come ho avuto un contatto con lui quando ci fu un problema nella vicenda Digint, va bene, e siccome nella vicenda Digint avevo avuto delle difficoltà di rapporto con Mokbel, va bene, mi dissero che Massimo lo conosceva bene. E l'hanno detto, sai chi può tirare le orecchie a Mokbel? Non tirare le orecchie, non è esatto. Chi può intercedere per far sì che non ti rompano le palle? Ho parlato con Massimo, ho parlato con Mokbel, ma ti ho rotto le scatole. Mokbel perché lo rompeva le palle? Per la vicenda Digint, acquisizione del 51% di quella società, eccetera, eccetera. Mokbel diede dei soldi, va bene? E questo faceva parte di un progetto.